Ciao amici, vado a preparare adesso un'altra marmellata, questa volta con le more. Mia sorella Angela ne ha tante nel suo orto e me ne ha regalate un po'. Le ho pesate, sono 1,8 kg. Metterò 800 g di zucchero, quindi un po' meno della metà del peso delle more. Ok, ora ci verso sopra lo zucchero. E le lascio un pochino, nel frattempo mi preparo la pila dove farò bollire la marmellata. Lascio 10-15 minuti. Ok. Ora le verso tutte dentro una pila, un po' altina, così, e faccio bollire. Sto facendo questo lavoro sempre fuori dove ho la cucina all'aperto, dove ho fatto già i pomodori. Vi metto sopra il link per seguire anche il video della passata dei pilati. Le faccio cuocere all'incirca una mezz'oretta, adesso i tempi vi dovete regolare, vi faccio vedere la consistenza. Mezz'ora e poi passiamo per togliere tutti i semini. Ecco, a questo punto possiamo passare le more, poi le rifaremo bollire una volta passate, con il passatutto in questo modo. Ho messo un recipiente sotto il passatutto e trito fino a che non rimangono i semini belli asciutti, così recupero tutta la polpa. Una volta tolti tutti i semini, rimetto la polpa dentro il tegame e faccio ancora bollire un pochino, faccio restringere ancora un pochino. In tutto dovrebbe stare presa poco un'oretta. Si addensa subito, naturalmente non ho messo niente, solo zucchero e more. Quando è pronta, la versiamo nei vasi o con un imbuto, direttamente con il mestolo, in questo modo. Va versata bollente dentro i barattolini, poi capovolti così si forma l'aria che sigilla bene e ci dà più sicurezza. Bene, è venuta, è ottima, vedete che ho messo un pochino dentro una tazzina per vedere la consistenza e man mano si fredda diventa più solida. Eccola qua, ottima per preparare delle belle crostate come questa. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!